Avevo la sensazione che qualcosa non andava, verificavo sempre il comportamento della signora, ma non mi sono immaginato che c'era una terza che in un attimo è entrata dentro e ha ripulito tutto. Furto con destrezza in pieno giorno, seguendo un copione da veri e propri attori, messo a segno in appena 27 secondi, come testimoniato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. A metterlo a segno una gang di sudamericani che è riuscita a portare via qualche migliaio di euro. È successo in via Trasimeno, nel quartiere di Saione uno dei più popolosi di Arezzo. Qui sono entrati in scena due uomini e una donna scappati poi con il contenuto della cassa e quello del portafogli del tabaccaio. Entra successivamente una seconda persona che acquista, voleva acquistare sei pacchetti di sigarette. Mi ha pagato i 30 euro de, de, del valore di queste sigarette con, consegnandomi una cartucciata. Quando le, le depositavo nel cassetto mi sono accorto che i 20 euro ne mancava metà. Che chiamando la persona che nel frattempo se, se era uscita, anche la, seco, la signora con me viene a rincorrere a cercare di chiamare insomma, la persona. Ma nel frattempo è entrata una terza persona. Io questo poi l'ho appurato visionando le telecamere con le forze dell'ordine. E la terza persona in 25 secondi è entrata dietro, ha, ri, ha vuotato completamente la cassa, il mio portafogli. E uscendo ha fatto un cenno alla signora che era lì nell'angolo a fare il palo, come per dire è andata. E eh, anche lei infatti ha iniziato a incamminarsi in giù. Ne è così nato un inseguimento. Ho rincorso la signora che stava andando in macchina laggiù qui a 200 metri a, davanti all'asilo. Quando sono arrivato, la signora è appena montata in macchina. Ho provato ad aprire lo sportello, ma sono partiti, la macchina è partita di corsa. Ho preso la targa, ci sono le immagini delle telecamere, ma c'è tanta amarezza. Non è la prima volta che questo tabacchi finisce nel mirino dei ladri che in alcuni casi sono riusciti ad entrare in piena notte. Cinque infatti in tutti i colpi messi a segno negli anni, tanta adesso l'esasperazione. Ci si rimane molto male, cioè non ci si dorme la notte, ci si sveglia, si rimugina, c'è cioè, tanta amarezza, c'è tanta dispiacere, disperazione. Insomma.